vi racconterò di un senese venuto per caso a fare la vacanza nella mia isola. Il suo nome è Luca Cini. Ma dietro Luca c'è sempre un senese, che è il suo papà, che si chiama Antonio Cini. Il suo Antonello è un appassionato della storia. E quindi diciamo che un senese che è riuscito a chiedermi di ricamare lo stemma dell'Università di Siena. Quindi adesso, e da adesso, l'unica università che ha lo stemma in visso è l'Università di Siena. Oh, grazie. Intanto adesso devo fare una cosa ufficiale, che è quella di donare all'università il pezzo, e quindi andrà dalle mie mani alle mani dell'università attraverso il prorettore. Questa storia comincia 7000 anni fa. Non è scritta nei libri perché viene raccontata e tramandata di maestro in maestro. Tutti i formulari, infatti, vengono insegnati a memoria. E di conseguenza, da quando si è molto piccoli, la tua vita è una vita speciale. La mia comincia a 4 anni. Io sono, diciamo, aiutata da mia nonna a conoscere l'acqua a 4 anni, per cui imparo apnea delfino, immersione veloce, esattamente come i pescatori di perle. Il mare per me rappresenta l'anima, per cui l'acqua per me è sacra, e di conseguenza il filo dell'acqua non è altro che tutto quanto congiunge l'uomo all'acqua e l'acqua all'uomo. Questa cosa è importantissima. Io sono l'ultimo maestro del Mediterraneo a costruire il filo dell'acqua. Naturalmente ho difficoltà a spiegare bene che non sono un artigiano e non sono un artista. Non sono un artigiano perché non devo vendere niente di quello che costruisco, per cui quando costruisco un pezzo, quando è finito è pronto. I pezzi che costruisco sono di ispirazione immediata, e questa storia comincia quando un ragazzo, Luca, di Siena, viene in vacanza nella mia terra e quindi entra per caso nel mio museo, che è considerato da tutti molto strano perché non è altro che un antro un po' particolare. Io mi alzo la mattina alle 3, prego per la pace del mondo, a modo mio naturalmente, e i miei canti di preghiera si svolgono e si snodano durante tutta la giornata come mi è stato insegnato. I gesti sono quelli millenari, ma cosa faccio? In pratica scendo sott'acqua, taglio la seta dalla pinna nobilis cetacea e la porto in superficie. Mentre ai tempi di mia nonna si avevano bioccoli interi molto lunghi, oggi abbiamo bioccoli così piccoli. Perché vedete, questo è un bioccolo di mia nonna, ma l'animale è morto. Questo è un bioccolo mio, l'animale è vivo. Questo vuol dire che nel 1980, prima di accettare il giuramento dell'acqua da mia nonna, quindi legare tutta la mia vita all'acqua e al mondo, ho preferito studiare l'animale e vedere se era possibile che mi regalasse la seta senza ucciderlo. Ci riesco nel 1981. Non pubblico gli studi perché è molto pericoloso. Infatti immediatamente dopo, quando hanno saputo che io ero arrivata al taglio,
ho ricevuto molte offerte di denari da più parti del mondo per cedere il brevetto di taglio. Non lo faccio, non l'ho pubblicato, non lo pubblicherò mai. Ritengo che l'Italia debba conservare le sue cose. Al limite, se abbiamo qualcuno che viaggia e visita i nostri posti, possono avere il piacere di viverle assieme a noi. Ma portarle via in altri luoghi non è sano, non è buono. Devono restare dove sono. Io vivo nell'isola di Sant'Antioco, che si trova a sud-ovest di Sardegna. Ha una storia millenaria. Ha 86 nuraghi, è circondata totalmente dal mare, escluso il ponte e l'istmo che la legano alla terraferma. È ricca di tradizioni, di modi. E fra queste tradizioni, diciamo, attraverso me, ha potuto conservare questa cosa che muore come lavorazione nel 1938. Solo la mia nonna la conserva. Io me ne innamoro all'età di 6-7 anni e quindi, siccome avevo comunque già imparato a nuotare da mia nonna, continuo la strada con lei. Rinuncio, diciamo, a una vita chiaramente molto diversa o molto moderna per abbracciare una vita che di moderno non ha niente, però è più consono alla mia anima. La mia vita è molto semplice, io mi alzo alle 3 del mattino, prego per la pace del mondo, poi sto nella mia stanza, ricevo il mondo e naturalmente faccio il filo dell'acqua. Il filo dell'acqua non ha bisogno di parole, ha bisogno di gesti, che sono quelli da millenni. Battro, 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 ah, gimbe, 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 ah, battro, 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 gimbe, 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 battro, 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 ah, gimbe, gimbe, ah, battro, 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 gimbe, 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 battro, battro, battro. Gimbe, 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 battro, 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 dorme amore mio, dorme pietre coro, aninnia, ninnia, in te chino queste, toda da portare, dorme pietre coro. Reposa ninnia, quando a veste mano, veste imperatore, quando a veste viso, in un grande d'onore, braccio la mamma, non ha da... Io ho imparato a filare a 4 anni, a tessere a 12, ho fatto il giuramento a 27, mi sono presa un po' di tempo. Adesso vediamo come si fa un filo. Proveremo a filare con questo vento circa 1 mg di fibra e vediamo quanto filo ci regala. Ecco.
Questo è il tempo che ci vuole per fare un filo. In torsione S, perfettamente regolare, che poi va mandato in torsione Z, sempre a mano, in modo da permettere un ricamo in superficie su lino. O, ancora meglio, una tessitura unghiata sul telaio. Diciamo che il sistema è molto, 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 molto arcaico e non può essere fatto modernamente perché il bisso non passa nei fusori elettrici, blocca le macchine. Infatti siamo nel 1948 quando Rita Del Bene, il maestro di Taranto, tenta di vendere alle setterie Sale di Como del bisso per fare filo da vendere. Le macchine si inceppano, lei muore appena rientra a Taranto. Ma è chiaro, è andata fuori dal giuramento. Il giuramento recita: ponenti, levanti, maiste gragali, vigaes anima mia, getta in cedda fundali, chi sia savvida mia voessi, bregai e tessi, podogna gente, i bandare beni, ribeni, ribandare in terre gannai, senza terra, senza nomini, senza confino, senza colori, senza dinai. Poisso zappattessi, più di acqua quando apparziai. Adessi, pregaro di a mengiano, de femmine pippio, e pregaro di a merì di omini chi tu s'accumpangiara. Deissu zapparricci, canta antappori e antavolli, possu campai sano mio. In nomini de su lioni, de s'anima mia, de su grandu babbai, de sa grandu mammai, ai civura, ai ciesti, ai ciaressi, Deo giuro. E così ho cominciato la mia vita. Il bisso non si compra e non si vende a nessuna cifra. Quindi i maestri che lo ereditano lo lavorano tutta la vita, ma sanno che non gli appartiene, che è di tutti. Per cui quando fanno le opere le donano al mondo per tutti. Non portava teddu, non portava teddu, ne manco goritto, e viene avritto, donna rattitia, anche lo scantadea, suvizzo e Maria, una notte manna, terra de vondale, naschere una femmina, è uno grande amore che suvio dess'acqua a raccomandai, senti dessa de Torino. Allora io scendo nella prima luna di maggio fino all'ultima luna di giugno, mi è consentito scendere sott'acqua in apnea delfino, come mi ha insegnato mia nonna, a tagliare la seta, portarla in superficie, cardarla, filarla, tesserla, pregare, essere, tutto qua. Il filo è fatto.